Mi hanno chiesto oggi di parlare soprattutto della gestione di una squadra e devo dire che quando trovo una platea così numerosa e così varia il tema è complicato, perché come ho detto nel corso per allenatori uno deve parlare per allenatori che allenano under 14 maschile, addirittura under 14 femminili, fino ad allenatori che allenano serie B, giocatori, un po' di tutto. Allora non è semplice, perché uno tende inconsciamente o a parlare pensando a una squadra di serie A o a una squadra di adulti, maschi, quello che ascolta le ragazzine. Allora, dico questo per giustificare un attimo, che magari non dico per tutti cose interessanti, cercherò di pensare quando parlo di come gestire una squadra un po' a tutte le situazioni, però è che è complicato tenere conto di tutto. Io ho allenato praticamente tutte le categorie, ho allenato di voli, alle 14, alle 16, 16, B, molto più maschile che femminile, ho lavorato in colonne di vacanza dove ogni 40 minuti ingressava un gruppo di 25 bambini per insegnare il pallavolo, andavano via, dopo tra altri 25 e così via, per tutta la mattina e tutto il pomeriggio. Per cui, diciamo, un'esperienza un po' abbastanza varia, non solo del primo livello. E devo dire che la prima cosa che mi viene da riflettere per parlare agli allenatori, ma anche a chi non è allenatore e deve gestire un gruppo di persone, la prima in assoluto è pensare alle persone, non pensare alle squadre. Non pensare alle leggi e costruzione delle squadre, ma pensare prima di tutto alle persone, a uno che non ha le stesse caratteristiche, e spesso le cose si fanno male, uno diventa una caricatura. Io ho conosciuto allenatori che gli piace, hanno come modello un allenatore che è duro, tipo Capello, tanto che è molto in voga oggi, no? Un allenatore duro, insomma. E loro duro non sono, e vogliono fare i duri e fanno dei fiaschi clamorosi, perché i giocatori, le giocatrici, i giovani o gli adulti, tutti capiscono subito se noi siamo veramente noi stessi o cerchiamo di essere qualcosa che non siamo. Tutti lo capiscono. Io in tutti questi gruppi che ho allenato, la prima sensazione che ho avuto è che i gruppi ci mettono alla prova, dai piccolini agli adulti, ci mettono alla prova. E in questa prova non è solo a vedere chi è più forte, qualche volta fanno anche questo, no? Come il ragazzo e la ragazza a scuola che provano a vedere se con quel professore o con quella professoressa possono fare confusione, invece devono stare attenti perché sennò si arrabbia, insomma, diranno delle conseguenze. Ci mettono alla prova in tutto, a vedere, ci grattano la vernice a vedere sotto cosa c'è, no? E se vedono che sotto non c'è niente o c'è qualcosa che noi non abbiamo detto, non hanno pietà, soprattutto i piccoli, più ancora degli adulti, perché gli adulti magari, ma se sono anche giovani, cioè non hanno più da vanno finché noi siamo in difficoltà, diciamo. Quindi la prima regola, direi, per gestire un gruppo è ognuno deve essere se stesso. E se uno duro non è, non prenda come modello un allenatore duro, prenda come modello un allenatore conciliante, un allenatore che chiacchiera, che cerca l'affetto dei suoi giocatori, deve prima pensare come, e questo non è una cosa scontata, perché di solito noi non è che ci pensiamo tanto a noi stessi, tranne quando ci confrontiamo con gli altri, e quando ci confrontiamo con gli altri spesso stiamo con quelli a cui siamo simpatici, con cui ci troviamo bene, questo lo facciamo da ragazzini, è una cosa naturale, uno con chi sta con quelli con cui si trova bene, però quando ci danno una squadra noi abbiamo di tutto. Non è che come gli amici che uno si fa a scuola, che senza sapere perché uno sta più con questo che con l'altro, uno sta con tutti, è un gruppo che uno deve gestire. Per cui noi dobbiamo, forse, almeno questo è successo a me, per prima volta riflettere su me stesso, come sono io, come mi devo porre io di fronte a loro per poterli gestire. Seconda riflessione che mi viene da fare è riflettere su come sono loro, gli altri, dopo aver riflettuto come sono io. E questo implica una cosa fondamentale, che l'ho già detto nel corso per gli allenatori, soprattutto in questo momento,
per chi lavora con i giovani, che si parla costantemente nel mondo degli adulti su come sono i giovani. Ma se voi siete in una cena tra persone di 35 anni in su e si parla di giovani, diciamo che 8 tavole su 10 non si parla di giovani per veramente cercare di capirli, si parla di giovani per giudicarli. E soprattutto per dire in modo molto elaborato e molto indiretto, noi eravamo meglio di loro. E quindi viene fuori, io quando avevo 15 anni facevo questo, quelli che adesso hanno 15 anni non lo fanno più. Io avevo solo un giocattolo di legno, adesso hanno tutto e non sanno quello che significa. E tutto così. Sintetizzando, se facciamo una sintesi proprio molto, noi siamo meglio di loro. E ovviamente i giovani, che magari non sanno articolare un dibattito con noi, però sicuramente non gli piace per niente che diciamo che noi siamo meglio di loro. E quindi se non sanno controbattere, si chiudono. E si chiudono in quel meccanismo tipico dei giovani, che noi siamo noi e loro sono loro. È come a scuola, noi siamo gli studenti e viene il professore, che è una cosa strana. Per l'allenatore, a differenza del professore, comunque questo è valido anche per il professore di scuola, per l'allenatore, a differenza del professore, convive molto con i giovani. Quindi la prima cosa che deve rompere è questa separazione così esagerata tra noi e loro. Separazione che comunque esiste, ovviamente, ma non deve esistere con la chiusura totale dei giovani. Per far questo, la prima regola, secondo il mio punto di vista, è non giudichiamo loro, bensì cerchiamo di capirli. Non è che cerchiamo di capirli per poi andarli dietro. Ci saranno delle cose che noi vorremmo cambiare, che non siamo d'accordo, che non ci piace che i nostri giocatori, i nostri figli facciano. E quindi combatteremo per cambiarla, ma non giudicarli. E questa è una differenza sostanziale. Io posso dirgli a un giovane, io non sono d'accordo con questo, non voglio che tu lo fai, senza che ci sia un giudizio, ma c'è una presa di posizione con tutta la responsabilità che quello implica e con tutte le conseguenze, se poi dovrò dimostrarle che ho ragione io, non ha ragione lui e che è meglio per lui, che è meglio per le squadre, che è meglio per tutti, ma non lo giudico. E il terzo elemento che secondo me chi deve gestire un gruppo deve avere in modo chiaro è la fiducia. Fiducia in che cosa? La prima fiducia, prima fiducia in noi stessi, perché è difficile gestire un gruppo se noi non abbiamo fiducia in noi stessi, gli altri se ne accorgono, per cui si sentono insicuri. Ma fiducia che si può cambiare, fiducia che si può cambiare. Se uno non ha fiducia che le cose si possono cambiare, uno questo lo trasmette al di là degli slogan di vittoria che uno possa dire o fare. Uno questo lo trasmette con la pelle, gli altri se ne accorgono se noi crediamo che ce la possiamo fare. E per potercela fare è il risultato del campionato, ma è anche la possibilità di migliorare il bagaglio di un giocatore, è anche la possibilità che quella ragazzina vada alla rappresentativa provinciale, è quella di che si trovi meglio con le sue compagne anche se adesso la lasciano un po' da parte. Quella fiducia che possiamo trasformare una situazione, noi la trasmettiamo al di là delle parole, per cui dobbiamo crederci veramente. E il segreto, diciamo così, di molti allenatori e di molti gestori di gruppi sta molte volte prima in questo, prima ancora nelle sue capacità tecniche, didattiche, eccetera. Trasmette questo, trasmette che lui pensa che è possibile cambiare le cose. La seconda fiducia che noi dobbiamo avere è i nostri collaboratori, se li abbiamo, compreso i nostri dirigenti, che siamo allenatori, perché noi abbiamo dei difetti, ce l'hanno anche loro, però noi dobbiamo avere la fiducia che le cose positive di quelle che lavorano con noi sono più importanti di quelle negative. Invece quello che spesso succede è che per in qualche modo giustificarci se le cose non vanno,
passiamo gran parte del tempo a spiegare le cose che non vanno bene, che non sono come noi vorremmo che fossero. Tutte le difficoltà in cui mi trovo, per cui siamo spesso bravissimi a spiegare perché le cose non si possono fare. Finché siamo così gravi che convinciamo a tutti che infatti non si possono fare. Però dopo dobbiamo gestire quel gruppo e portarlo alla vittoria, diciamo così, parlando in termini sportivi. Però prima abbiamo seminato un sacco di ore di discorsi in cui abbiamo dimostrato in modo straordinariamente efficiente che le cose non si possono fare, non si possono cambiare, che gli aspetti negativi degli altri che stanno con me sono molto più importanti di quelle positive, per cui io, malgrado sia così bravo, non riesco a cambiare le cose. E il risultato finale sarà che qualcuno magari dirà, poverino, speriamo che abbia un'opportunità, un ambiente migliore che il nostro, ma il risultato finale è di non avere la fiducia, la determinazione, la capacità di cambiare le cose prima di tutto tra i giocatori. E quindi dobbiamo avere anche fiducia nei giocatori. E che significa avere fiducia nei giocatori? Significa stabilire, e qua sì ci vuole la conoscenza tecnica, la conoscenza specifica, tecnico-tattica, alavolistica, per stabilire un obiettivo per questi giocatori che sia reale, che sia possibile, perché se è troppo alto, se si vive come impossibile da parte del giocatore, non ha la motivazione per provarci, o ci prova un po' e dopo molla subito. Per cui ci deve essere un obiettivo che sia facilmente identificabile come possibile, però a sua volta deve essere sufficientemente ambizioso per muovere le risorse straordinarie che tutte le persone hanno, non quelle ordinarie. Qual è la differenza? Quelle ordinarie è quello che fa il ragazzino o la ragazzina andare a scuola, essere promosso, magari con qualche debito per essere promosso, fare le cose normali che le persone fanno andare a lavorare, quelle sono quelle ordinarie. Quelle straordinarie hanno qualcosa in più. Sono quelle cose che le persone fanno quando la motivazione è altissima, quando le condizioni che si creano sono particolarmente motivanti, quando diventa una sfida dove si misura vedere se è capace o non è capace di. E noi questo lo vediamo tutti i giorni, perché vediamo non solo nei giovani, anche nelle persone, tantissime gente che fa il suo lavoro così con le risorse ordinarie e poi fuori dal lavoro hanno degli hobby. Grazie a questo abbiamo la pallavolo, perché la maggior parte dei dirigenti sono così, che fanno il suo lavoro benissimo, bene o più o meno, ma dove hanno veramente la passione, e poi a fare il dirigente della pallavolo non guadagnano una lira, e nel suo lavoro sì guadagna. Lì mettono le risorse straordinarie. E così i giocatori. Noi dobbiamo fare smuovere questo, che hanno, i giovani ce l'hanno ancora di più, queste risorse straordinarie per cui quella ragazzina, quel ragazzino vuole fare qualcosa di più. E quindi dobbiamo evitare come la peste di diventare come il professore noioso che le dice se non fai questo vuol dire che non hai la testa giusta, un domani te pentirai, eccetera. Tutte queste prediche a un ragazzo o una ragazza risuonano, no? Come il professore che lo capisce poco e che crede che la cosa più importante della vita è la matematica, no? E tra loro i ragazzini dicono ma che è la matematica? Sono le ragazze la cosa più importante, no? E viceversa. Ecco, noi dobbiamo evitare questo, dobbiamo creare questa cosa. Allora, per creare questa cosa qua, ovviamente è completamente diverso l'Under 14 che la Serie B. Non ne parliamo della 1, non ne parliamo della Nazionale, perché sono situazioni completamente diverse. Certamente in un Under 14 saranno elementi affettivi, quelli determinanti. Per affettivi intendo sia il rapporto che hanno tra loro, i giocatori e le giocatrici, che il rapporto che hanno con me. Dove loro hanno più voglia di andare all'allenamento che andare a scuola, hanno più voglia di andare all'allenamento che andare a giocare con gli amici sotto casa, hanno più voglia di fare questo. Perché? Perché il clima che si crea è sì di allenamento, di gioco, però anche di stare insieme bene. E su questo devo dire che c'è a volte una confusione tra questo concetto di divertirsi e fare le cose bene. No, questa idea di che uno ci si diverte quando
e viene solo una parola che non si può dire con una telecamera. E, insomma, quando non prende le cose sul serio, no? Quando la fa così, questo è divertirsi. Quando si ride mentre sto facendo qualcosa, rido, allora facciamo recezione e rido, e la palla va male, basta niente, allora questo è divertirsi. Allora io sempre propongo agli allenatori, ma anche ai genitori, anche alle mamme, che a volte questo concetto non ce l'hanno chiaro nemmeno loro, che dicono già a scuola li scrivono tanto, anche in allenamento, tutti seri, ma io adesso ho passato una settimana al mare, vedere giocare i bambini sulle spiagge, o qualunque gioco facciano, qualunque gioco faccia un bambino, non c'è nessuna attività in cui lo faccia più seriamente un bambino che il gioco. Se un bambino sta costruendo un castello con la sabbia, è concentrato come se stesse risolvendo un problema matematico. Non è che sta ridendo e magari calcia uno delle torri che ha fatto e la distrugge, ah, fa niente, tanto costruiamo un'altra. Non è così che gioca il bambino, nel modo più assoluto. Gioca nel modo serio perché il divertimento, anche in quel gioco elementare, sta in fare una cosa bene. Farla come vuole lui, parla con un obiettivo che magari copia qualcuno perché ha visto che il papà aveva fatto uno bellissimo, adesso lo vuole fare lui o lo fa insieme al papà. Per cui noi possiamo far divertire i nostri ragazzi, fare smuovere queste risorse, farle giocare, lavorando seriamente, però creando sempre, questa è la chiave, non è la serietà o meno, un grande rapporto affettivo. Più piccoli sono e più questo rapporto affettivo deve essere il tema principale. Non è che scompare nella pallavolo professionista, nel modo più assoluto. Prende altre forme, però l'elemento affettivo è sempre importante, tra loro e con noi, con la società e con la maglia, con il gruppo e con quelli che lo dicono. È un elemento importante. Per cui questa fiducia deve trasformarsi in un rapporto affettivo. Un altro elemento, io do questi così, questi elementi per me colonne portanti della gestione, poi faremo domande, entreremo a situazioni particolari, no? Non trovo un modo migliore di farlo, poi Silvia noi, io mi dispiace, fermeremo un po' prima per fare domande. Io considero che c'è un altro elemento decisivo per gestire i gruppi. L'altro elemento decisivo è quello della giustizia. Noi quando gestiamo un gruppo, prima di tutto dobbiamo pensare a essere giusti. Che vuol dire essere giusti? Vuol dire che non ci sono figli filiastri. Vuol dire che quello che è valido per uno è valido per tutti. Vuol dire che quello che è valido per gli altri è valido per me. E vuol dire che le cose che si possono o non si possono fare, le cose che io dico che vanno bene o quelle che vanno male, hanno un perché, che non è solo la mia autorità, ma che c'è un motivo. E questo motivo io lo devo convincere agli altri che è giusto. Questo vuol dire giustizia. L'altro giorno mi hanno raccontato un'aneddota, non importa di chi, che mi ha fatto riflettere su questo tema. Era la mente di una squadra importante. È un giocatore più giovane degli altri, ha fatto un quel fenomeno, si è lamentato per un pallone, un'alzata, non so, sapete cos'era, perché io non c'ero, me l'hanno riferito. Allora l'allenatore gli ha detto, per criticare questo atteggiamento, gli ha detto: io non vedo medaglie al collo, non vedo che tu abbia vinto scudetti o campionati, eccetera. Come ti permetti di fare questo? Questa cosa apparentemente, se uno la vedeva da fuori, è corretto, va benissimo, l'ha ripreso, un giovane, insomma, stava facendo un atteggiamento, insomma, di un giocatore che non era, perché... Invece, secondo me, in una frase del genere, si nasconde proprio non il concetto di giustizia, ma il concetto del pollaio. Il concetto del pollaio qual è? Che le galline che stanno sopra fanno la cacca su quelle che stanno sotto. Questa è la legge del pollaio. È una legge che si usa molto nell'ambiente militare, no? Chi entra
collegio militare, quello del primo anno lo chiamano bipedo, non è un essere umano, è un bipedo. Anche Alice era così una volta. Io mi ricordo che quando io entrai a Alice c'era una usanza che era la vaccinazione a quelli che entravano il primo anno, la vaccinazione che quello degli anni superiori le mordevano il sedere a quelli nuovi fino a che le lasciavano un succhiotto, ma faceva proprio male, no? Era un rito di iniziazione, no? E li chiamavano bipedi, dovevano nei primi due mesi servirle, no? Se uno del secondo anno diceva voglio un caffè, quello che era appena entrato all'Alice doveva prendere portare un caffè della Argentina, dice aveva un'origine militare, credo che anche in Italia, insomma, però noi con i militari abbiamo un rapporto insomma, un po' particolare, sono stati molto più presenti nella nostra vita che nella vostra, ahimè, per la vostra fortuna, per dire. Non che sia contro i militari in assoluto, io sono contro i militari quando vogliono imporre la cultura della caserma a tutto un paese, quindi che sono contrario. Poi per carità conosco i militari grandissimi. Allora io che ero entrato, io l'ho fatto da grande, ero già allenatore, per non smentire la mia storia ho iniziato una sublevazione popolare contro questa abitudine. La mia promozione è stata la unica che non è stata vaccinata. Perché proprio ho organizzato il primo anno contro questa cosa qua e se ci venivano a vaccinare c'erano delle botte, ma non ci hanno vaccinato e non abbiamo portato il caffè a nessuno. Perché per me questo è un concetto fondamentale. Cioè, non è che chi ha più anni nell'Isse ha più potere sull'altro, non è che il giocatore più esperto si fa portare la borsa di quello meno esperto. Non è che io posso fare una cosa che non va bene se ho medaglia al collo. Non devo fare quello perché quella cosa è sbagliata. E anche se ho 50 medaglie al collo, non la posso fare lo stesso. Non che non la posso fare perché non ho delle medaglie, perché questo significa che chi ha delle medaglie sì le può fare. E quindi si crea la situazione che io aspetterò il mio turno. Aspetto il mio turno in cui riesco ad andare nella parte alta del polario, ma sempre per fare la cacca. Allora questo non funziona nei gruppi, funziona che ci sono, non siamo tutti uguali, perché anche nei giornali di calcio dice ma quell'allenatore ha cercato di trattare a Ronaldo come gli altri, dico o Maradona o chi che sia, no? Ha cercato di trattare come gli altri, qualche volta qualche giocatore mi ha detto, allora io gli ho detto scusa un attimo, com'è il tuo stipendio nella squadra? Risulta che guadagna 10 volte di più della ultima riserva, allora non è tanto uguale degli altri. Ci sono tante cose in cui i giocatori bravi non sono trattati uguali degli altri, nello stipendio ma anche nella quantità di partite che giocano. Sei trattato uguale degli altri? Guarda che il tuo compagno sta sempre in banchina con i giochi dentro. E poco, come differenza, ancora di più. Vuoi altre differenze, arrivare quando ti pare e comandarlo a lui solo perché è riserva tua? Non portare le valigie. E questo è stato, almeno nella mia esperienza, un elemento che ha creato molto la forza nel gruppo, non solo in nazionale. Però dopo di averlo fatto molti anni, il nazionale è stata una nostra, come dire, una colonna portante della gestione del gruppo, perché una volta si seguiva un po' il modello giapponese, io in Giappone ho visto giocatori riserve mettere il tepi nelle dita dei giocatori titolari, se il titolare con la mano così, la riserva che le faceva, le metteva il cerotto. Nella nostra cultura c'era però giocatori che le portavano la borsa delle maglie, no? Questa è una cosa che io vedo quasi tutte le squadre, la squadra arriva, ognuno si prende la sua borsa e ci sono due o tre che sono i giovani delle squadre che portano anche la borsa delle maglie, eccetera, i giovani devono portare. Io sono contrario a queste cose. Perché i giovani devono fare le maglie? I giovani hanno già tante differenze con quelli che non sono giovani. Nel club, cominciando con gli stipendi, nel club professionista, ma anche altri, fatto con i giovani, eccetera, eccetera. Per cui noi portavamo le maglie tutti, anch'io. Una volta uno, una volta l'altro, se era il capitano che quel giorno le capitava di portare le maglie, portava le maglie. E il giovane portava la sua forza e basta. Perché io credo che in tutti i gruppi non crea tanto problema per riconoscere le differenze, anche in un'azienda. Se io so che c'è uno che guadagna più di me, qualcuno che vende di più, che produce di più, che è più considerato,
vabbè, magari insomma mi piacerebbe guadagnare come lui, però non è che non lo sopporto. Ma se quello lì, anche se guadagni uguale a me, tutti i giorni mi mette i gradi sul tavolo, no? Mi fa pesare che lui è di più, costantemente, quello non lo sopporto, arriva un punto che io insomma, questo è. Perché quella differenza bisogna costantemente rimarcarla? Qui c'è la insicurezza di che io mi senta poco, allora è un falso importante. È importante, ma è un falso importante. In realtà è un grande insicuro che ha bisogno di rimarcare costantemente che lui è più importante dell'altro. Ci sono delle differenze che vanno stabilite in modo esplicito. In modo esplicito. Tu sei titolare, tu sei riserva. Tu guadagni 50 e tu guadagni 20. Noi addirittura in nazionale avevamo tre gruppi, quelli che entravano per prima volta in nazionale, il giovane che faceva in prima si guadagnava zero di premi se era nelle squadre, se no zero, perché entrare in nazionale portava più benefici a lui che non quello che lui portava alle squadre appena arrivato, perché il giocatore che entra in nazionale, no, ha più ingaggio, lo cercano più club, eccetera. Per cui quelle differenze erano esplicite, ma le altre differenze no. Se voi pensate, quando noi eravamo studenti, noi potevamo avere un professore di quelli che ci facevano soffrire, che c'era da studiare la domenica, c'era da studiare sempre con gli amici, ma questo qua non lo sopporto più, mi fa studiare anche le domeniche, appena non studiamo una volta, tac, che te boccia. Però quei commenti infastiditi di noi studenti non erano con odio, non erano con odio, non sono tuttora adesso tra i giovani con odio. Se quel professore era duro ma giusto, se a tutti bocciava se non sapeva, se a tutti metteva una bassa nota se non sapeva, quello che i giovani non sopportano, non sopportiamo nemmeno noi, ed è quel professore che diciamo a me ne ha messo un 5 perché ce l'ha con me e a quello lì ne ha messo un 8 perché è il figlio del suo notaio. Questo non sopporta, la ingiustizia. Se uno sente parlare un giovane di un professore che considerano ingiusto, parlano con odio, non con fastidio. Del duro parlano con fastidio perché ovviamente non vorrebbe studiare almeno, questo è facile. E quindi di noi allenatori, i giocatori, parlano molte volte con fastidio. E non bisogna allarmarsi più di tanto, se parlano solo con fastidio qualche cosa ci troviamo a domandare, ovviamente. Però se qualche volta parlano con fastidio perché facciamo allenare molto, perché siamo un po' duri. Ci sta, è nel rapporto normale tra maestro e allievo, tra padre e figlio, tra allenatore e giocatore, ci sta. Se parlano con odio c'è qualcosa che abbiamo sbagliato, c'è qualcosa che loro considerano che noi abbiamo fatto apposta, che noi siamo ingiusti. E allora dobbiamo molte volte pensare a certe cose che decidiamo, non solo la valenza che hanno nel momento in cui la decidiamo, se no in un arco di tempo più lungo. Perché loro si ricordano tutto, noi no. Se noi a un giocatore diciamo di no a una cosa all'inizio dell'anno, perché in quel momento era meglio di no, e alla fine dell'anno un altro giocatore le diciamo di sì, per più o meno la stessa cosa, loro se la ricordano come? Se la ricordano come? E se abbiamo la sfortuna, perché noi lo facciamo apposta, può essere una casualità. Per in quella casualità il giocatore le aveva detto di sì, a un padre influente, o è un giocatore insomma del posto che è più coccolato perché del posto rispetto agli altri che magari sono di fuori, noi li convinciamo mai più che non l'abbiamo fatto per diciamo guadagnarci l'estima di una persona importante che è il papà o di bisogno. Noi li convinciamo più, saranno convinti che è per quello che noi siamo morti, cioè lì dobbiamo risalire il fiume con i salmoni come si era capito, cioè, perché dopo sarà, avranno sempre il sospetto. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti quando prendiamo delle decisioni, non solo che siano giuste, ma anche che sembrino giuste. Che tutti i giocatori capiscano che noi lo facciamo, semmai, perché abbiamo sbagliato in qualche modo. Perché poi questo è un elemento fondamentale da dire ai giocatori. Io glielo dico sempre, tuttora adesso. Scusate, non c'è di voi. Nessuno di voi, non è mai esistito il giocatore che abbia 100% di riduzione o 100% in attacco. Non c'è nessuno. Quindi permettetevi, permettete che nemmeno io abbia il 100% nelle decisioni. Io non gioco, decido, non decido al 100% bene.
qualche errore lo faccio più. Io accetto i vostri, voi accettate i miei. Questo deve essere un patto alla base. Questo patto è difficile, questo tra parentesi spezzo una lancia a favore degli arbitri. È difficile seminare quest'idea quando noi allenatori che alleniamo il settore giovanile pretendiamo arbitri di Serie A1 che arbitri negli Under 16. Gli arbitri che arbitrano l'Under 16 hanno il livello dei giocatori di Under 16 e degli allenatori spesso di Under 16, tranne qualcuno che ha la vocazione di allenare il settore giovanile anche se potesse allenare Serie A. Né più né meno. Fanno molto più errori di quelli della Serie A. Come i giocatori fanno molto più errori dei giocatori di Serie A. È così semplice. Bisogna accettare questo, perché se non accettiamo questo, e soprattutto se non insegniamo questo, un'altra cosa, e qua non è spesso una lancia a favore degli arbitri, ma le faccio una critica, è quando gli arbitri pretendono di insegnare la tecnica attraverso la direzione arbitrale. Questo no. L'arbitro deve fischiare quello che fa, non che un ragazzino o una ragazzina di 16 anni fa un palleggio che se lo fa Vermiglio non è fallo e se lo fa lui sì, perché lui deve imparare a palleggiare bene. Questo no. No, del tipo se fa un palleggio laterale così, siccome la forma non è buona, anche se la palla esce perfetta, no, di un'altra 16 non può uscire perfetta se non è la palla sopra la testa, perché lui la fischia. Ma l'ho visto in televisione a Vermiglio, ma Vermiglio è da uno, no, questo no. Se la palla, l'arbitro deve vedere solo se la palla è fallo o non è fallo, punto, non la forma della tecnica, è fallo o non è fallo, è doppio o è tratteroso, fine. Se poi ho palleggiato sotto le gambe così, la palla esce pulita, non è un problema suo, no? Se la posizione del corpo rispetto alla palla è sbagliata. Però noi dobbiamo a sua volta accettare questo, come i giocatori devono accettare di noi i nostri errori, noi il loro, questo è un patto alla base. Però noi siamo sicuri che il giocatore che schiaccia la palla fuori non è che ha venduto la partita, non è che la fa apposta perché è arrabbiato con me, non è che lo fa apposta perché ha litigato con il palleggiatore, semplicemente l'ha tirata fuori. Loro devono essere altrettanto sicuri delle mie decisioni, che sono giuste anche se sbagliate, perché giuste non vuol dire che sono corrette. Giuste, ma magari sono sbagliate, magari fanno un cambio che io ho sbagliato, non lo dovevo fare. Ma il motivo è solo tecnico dell'errore, nessuno. Dicevo all'inizio che noi dobbiamo pensare all'individuo. Perché dobbiamo pensare all'individuo? Perché sono tutti diversi, come noi siamo tutti diversi. Per come dicevo, il centro allenatore deve essere come è. Noi siamo tutti diversi, però quando noi abbiamo un gruppo davanti siamo da soli, per cui rappresentiamo, diciamo, la parte dell'allenatore in modo unica. Ma i giocatori sono tutti diversi. Noi dobbiamo capire questa diversità. Dobbiamo capirla, perché a secondo di come è ciascuno, sarà la molla che dobbiamo usare per stimolarlo, per tranquillizzarlo, per motivarlo, per correggerlo, per migliorarlo. Non sono tutti qua. Ci sono giocatori che, presentandolo una cosa come sfida, dopo che hanno grande carattere, si sentono molto sicuri di se stessi, uno che presenta una cosa come sfida e vanno da soli. Vediamo se è capace di fare questo. Oh, adesso ti faccio vedere che sono capace, che vanno bene. Ci sono altri ragazzi che copiano questo qua. Hanno visto molti film di John Wayne, come dico spesso io, e si presentano come sicuri. Io qua spacco tutto perché io sono un fenomeno. Però sono insicuri, profondamente insicuri. E noi non le facciamo certamente un buon servizio se noi lo scopriamo davanti a tutti che lui è insicuro, come a volte succede. Noi lì lo ammazziamo. Noi sappiamo che lui è insicuro per uno che le piace far vedere i vicini, no? Lui è. Noi dobbiamo sapere questo e non farlo notare agli altri, però lavorare con lui sapendo che in realtà è insicuro, per cui gli dobbiamo dare quella sicurezza che ha bisogno per, se vogliamo. Poi, man mano che diventi più sicuro, farà vedere meno i vicini, da solo. Stiamo parlando dei giovanissimi, no? Poi ci sono alcuni che anche a 40 anni continuano a far vedere i vicini, sono sicuri. No? Non è che capiremo il mondo facendo un allenatore, però qualche cosa possiamo fare. Ci sono invece altri
che non capisco, veloce, in tutti i gruppi. Noi dobbiamo assolutamente reprimere la nostra tentazione di partecipare al rito del gruppo che li tratta un po' come stupidi. Noi mai, anche se lo fanno i compagni. Ma questo è così. Perché se anche noi ci mettiamo in questo ruolo, o loro vanno via, o assumono al 100% il loro ruolo di stupidi. Perché non hanno un'altra opzione. Noi dobbiamo anzi difenderlo in questo senso, con questo dire non fate così, perché quello è trattarlo come stupido. Difenderlo troppo degli altri. Ma capire che magari lui gli dobbiamo spiegare una cosa prima dell'allenamento, così dopo quando lo spieghiamo a tutti, lui lo capisce. Perché ci ha avuto una spiegazione extra, un po' come la maestra del sostegno, scuola. Se lo spieghiamo prima, se lo spieghiamo dopo. Come dobbiamo evitare chi ha studi, diciamo, un po' più importanti, di parlare in un linguaggio che i giovani non è che non capiscono, ma non condivido. Loro non vogliono parlare, usare un linguaggio accademico quando giocano a pallone. Già lo fanno nella lezione d'italiano e nelle altre materie. Loro vogliono parlare il loro linguaggio. Noi dobbiamo imparare il loro linguaggio inserendo piano piano dei concetti culturalmente magari un po' più alti da questa parabolista. Ma dobbiamo parlare come loro. Dobbiamo essere uno di loro da questo punto di vista. Non dobbiamo dimostrare superiorità culturale. Noi dobbiamo dimostrare superiorità culturale solo attraverso le cose che le proponiamo che funzionano. Semplicemente funzionano. Noi li sappiamo dire meglio. Le serve per giocare meglio. E qui entriamo all'altro problema della gestione del gruppo. Noi possiamo fare tutte queste cose che ho detto. Possiamo avere anche una personalità carismatica, possiamo avere anche un grande carattere forte, ma se noi parliamo di cose che sappiamo poco, tutto questo va in crisi lo stesso. Il carisma è molto, molto vincolato alla conoscenza. Non è che uno è carismatico parlando di qualsiasi cosa. Perché se a me mi mettessero a fare una cosa che non so, io non parlerei come parlo adesso, non avrei la sicurezza di dire le cose perché non li so, per cui comincio a balbettare, dico, e sembro di essere tutta un'altra persona. Dice, ma questa è una persona insicura, una persona che non sa parlare, una persona che viene per pensare. Perché? Perché mi hanno messo a fare una cosa che io non sono bravo, perché non la conosco in profondità. E io questo discutevo già con i miei under 14, under 16 che parlavo molto alle scuole, mi dicevano, ma io lo sapevo però non l'ho saputo dire all'esame. Questo non è vero, dicevo io. Parliamo dell'ultima partita delle squadre del cuore. Come ha giocato il Cagliari? Ah, ha giocato prima. Ah, questo sai parlare bene. Non sai parlare bene di cosa? Di Dante, insomma, via come dire, complicato. Insomma, di storie, perché non lo sai come la partita del Cagliari? Perché se lo sai uguale, sai parlare bene. Non è un problema di saper parlare, è di quanto lo sai. Una cosa è avere l'informazione e un'altra è sapere qualche cosa. Allora, se quello che noi le insegniamo si mantiene a livello dell'informazione, è una cosa. Se loro lo sanno, veramente, è un'altra. E noi dobbiamo vedere che veramente lo sappiano. Ma i primi a saperlo dobbiamo essere noi. Noi quando pensiamo, cosa so io della parabola? Uno deve pensare non quanta informazione ho della parola, sino quanto so della parola, quanto è diventato mio, che lo so spiegare in qualunque modo, in modo semplice, chiaro, posso parlare tutto di un tratto, le idee chiare, le cose organizzate in testa, perché è mia quella conoscenza, non è un'informazione che mi ha dato un altro, che ho visto in televisione, la moviola di Zorzi nel corso del Velasco piuttosto che quello di Anastasia, di Mortali o di Vanilla. È diventata mia e perché diventa mia è un processo prima di capire, poi di studiarla, ripassarla, parlarla con gli altri,
applicarla, vedere se funziona, se non funziona, confrontarla con un'altra, tanto come l'hai fatta. È un processo lungo perché diventa mio. Ma se diventa mio, il giocatore se ne accorge. Io faccio in molti corsi, ho fatto a volte delle prove così collettive, no? Del tipo, per esempio, descriviamo una partita di pallavolo. Descriverla, solo descriverla. Qualche cosa ho fatto l'altro giorno, poco, che dovevo parlare della regola. Descriviamo una partita di pallavolo. È una cosa che sembra così ovvia, no? Perché io ho visto 100.000 partite di pallavolo di tutte le categorie, ognuno di voi, no? Le Sky, i campionati, il trofeo della regione, il campionato provinciale, eccetera, eccetera. Poi uno dice, facciamo questo esercizio, che vi lo propongo di farlo a casa. Carta e pena e descriviamo una partita di pallavolo con tutte le sue possibilità di descrizione. Questo che significa? Batte l'avversario, come se io fossi un scrittore che racconto, no? Per invece raccontare una partita, racconto molte partite possibili. L'avversario batte, allora racconto che tipo di battuta potrebbe arrivare. Quindi devo fare un elenco, che tipo di battuta può arrivare. Tanto batte flotti, batte da sotto, batte in salto. Dove arriva la palla? In mezzo a due giocatori, addosso a un giocatore, a un metro di un giocatore, dal giocatore la linea, sulla linea, nell'angolino, corta. Devo descrivere tutto questo, tutte le possibilità. Già lì, che sembra una cosa scontata, fate la prova, mi metto lì, e dopo due giorni si aspetta che vedo una partita, ecco, questa non l'ho messa, questa mi manca. E poi la recezione. E che cosa succede alla recezione? E poi l'alzata, perché poi la recezione può essere perfetta, no? Può essere pessima, alza un invalido che non è il palleggiatore, alza il palleggiatore invalido, alza il palleggio uno che non è il palleggiatore, alza il palleggiatore dietro i 3 metri, 8 metri, sotto la rete, verso posto 2, verso posto 4, saltando sopra la rete, la palla che colpisce la rete poi devo alzarla. Devo fare tutto questo elenco qua, le cose possibili. Questo è un bel esercizio e non siamo nemmeno entrati a insegnare la tecnica, né la didattica, né niente. Stiamo descrivendo le situazioni che io ho visto, che ho informazione, perché le ho viste tante volte, solo che le ho viste una volta una, un'altra volta un'altra, no? Qualcuna se lo ripete sempre, alcune situazioni no, se una redazione va contro la rete che bisogna alzarla, non succede tanto spesso, non succede. Quando io a ognuna di queste situazioni ho una proposta di come risolvere nel modo più semplice possibile e insegno la tecnica per risolverla, io le sto dando ai giocatori, alle giocatrici delle soluzioni. È lì che nasce il carisma. Questo è il carisma principale. Io a questo qua lo ascolto perché mi dice come fare certe cose che senza lui non lo so. Questo semplice equazione. Da qua dobbiamo iniziare, poi ci sono tante altre cose, ma questa è la base, la base. E questo mi è capitato con tanti, e ogni volta che prendo un gruppo nuovo, ce l'hai detto, senti, quella situazione potevi fare diversamente. Prima le chiedo spesso, uso molto la domanda per stimolare la loro attività cerebrale, non solo la mia. E se lui non la trova la soluzione, allora mi dico, prova a fare questo, però la situazione funziona, mi dice, però questo forse conviene ascoltarlo. Se io vi parlo in generale, il mio carisma scende automaticamente. Non ne parliamo di quella frase in generale del tipo non bisogna sbagliare. Cioè, se non sono proprio molto stupidi, lo sanno già questo. Ma devono essere molto stupidi, se no i giocatori lo sanno già che non bisogna sbagliare. Il problema semmai è cosa fare per non sbagliare in quell'occasione o perché si è sbagliato. Perché se io le dico, guarda che tu qua hai sbagliato perché hai voluto attaccare una palla difficilissima che non era proprio il caso, perché una volta su 10 le sbaglia anche il miglior giocatore del mondo, le sto dicendo la stessa cosa in un altro modo. Questa palla deve avere diagonale lunga e non diagonale stretta, questa palla parallela, guarda, sì, si può tirare, ma entra una volta ogni tanto.
Allora il messaggio arriva uguale, non bisogna sbagliare quella palla, ma di un altro modo. O del tipo partita importante, momento importante, la ragazzina sta andando in battuta e noi dalla panchina diciamo, mi raccomando, non sbagliare. Così la tranquillizziamo. Così va vicino. Si sbaglia, fa niente, insomma. Siamo noi che siamo nervosi prima della ragazzina. Abbiamo bisogno di sfogarci, dire speriamo che non le sbagli, pensiamolo ma non diciamolo. Non dico che non lo dobbiamo pensare, io lo penso anche adesso, l'ho pensato anche in partite importanti, voglio dire speriamo che non le sbagli, ma non lo dico. Ce la teniamo, no, molte volte mi ha detto ma lei è così tranquillo, no? Io so, cioè, loro non sanno come sto dopo le partite. E alla mattina dopo che mi fa male tutto, mi fa male anche i muscoli che non sapevano che esistessero. Però ho imparato a cercare di non trasmettere il mio del nervosismo, perché già ce l'hanno di loro, no? Per cui è molto importante come diciamo le cose, le proposte che le facciamo devono servire, devono essere molto utili. Tutti i concetti generali che noi sappiamo sono per capire, sono strumenti teorici che abbiamo per capire le situazioni, ma quando noi parliamo con loro dobbiamo fare una traduzione di questi concetti generali che ci servono per capire, trasformarli in consigli precisi, cose concrete, semplici, poche e chiare. Questo scrivete, semplice, poche e chiare, non molte confuse e complesse. Semplice, poche e chiare, pochissime, perché se io le propongo poche cose al giocatore, se potrà occupare di dedicare tutte le sue energie a quelle poche cose lì, di modo tale di cambiarle subito, e se li cambia subito c'è un feedback positivo, e se il feedback è positivo crea motivazione, perché tutti noi facciamo le cose, ci piacciono le cose che facciamo bene. A chi è che le piacciono? Ci sono, c'è qualche caso. L'ho visto anche ragazzini che erano proprio negati per la pallavolo, che erano fanatici, e stavano lì, vabbè, stavano nel gruppo, va bene lo stesso. Però di solito a tutte le persone gli piacciono le cose in cui più o meno se la cavano. Allora, a chi le piace la matematica? Chi è bravino in matematica? Io non ho conosciuto uno che le piace la matematica per scarso. Quelli che sono scarsi in matematica di solito sono bravi in italiano, che piace leggere, le piace la letteratura, la matematica non mi piace. Ecco, noi dobbiamo creare un feedback immediato, perché se lui, giocatore, lei, giocatrice, migliora una cosa subito, prende la motivazione anche ad ascoltare noi, oltre che di migliorare la parola. Poi dice, e questo qua, bisogna ascoltarlo, perché guarda, mi ha fatto migliorare subito. Non le posso dire, guarda, tu fai palleggio contro il muro, tra due mesi vedremo i risultati. Non è motivante, ma non perché palleggiare contro il muro sia noioso. Non è solo perché è noioso. È perché non vedo il risultato. Allora io le farò palleggiare 5 minuti contro il muro e poi le farò palleggiare in una situazione di gioco perché vede che cosa si applicherà il palleggio. E poi le farò schiacciare una palla che tengo io sopra la rete così, così la può schiacciare perché è ferma, così vede che quando noi impareremo a palleggiare, o due giocatori, quelli che siano, impareranno a palleggiare, noi riusciremo ad attaccare come vedono in televisione. Allora la cosa comincia a essere diversa. Devono avere un risultato immediato. Per avere un risultato immediato io devo proporre poche cose. Per proporre poche cose io devo crearmi una struttura teorica di che cosa devo lavorare, di poche cose. Quindi significa stabilire delle priorità, e stabilire delle priorità è la cosa più difficile che ci sia. Come preferite andare in vacanza? All'ora di fare la valigia? In una macchina grande dove siete solo in due con un bel portabagagli e tutto il sedile dietro vuoto, o andare in aereo dove permettono solo una valigia di 20 kg? All'ora di fare la valigia non c'è mai cosa. Uno mette un po' di tutto nella macchina, ma se poi a me
messo due maglioni che non sarà mai in Sardegna perché fa sempre caldo, ma chi se ne frega, in macchina, due maglioni, ma se uno va in aereo devo scegliere, o porto due maglioni o porto due pantaloni in più, e non posso portare cinque libri, porto due perché non c'è spazio per cinque, ma se dopo hai voglia di leggere l'altro, non ce l'hai, se hai voglia non ce l'avrai, devi scegliere prima bene perché lo spazio è poco. Questo succede quando noi parliamo delle priorità tecniche, è più difficile. Allora, molti allenatori dicono, ma io presente lo chiamo e dice, ma la squadra non va, cioè non va, non vedo i ragazzi che migliorano, parliamo sempre, e che succede? Ma io, presente, io lavoro tutto, io sto attento a tutto, io sono un perfezionista, io seguo tutti i particolari, sono scarsi giocatori, oppure sono bassi giocatori, non sapete, sono bassi giocatori, oppure le nuove generazioni, lo sanno, la PlayStation, sono come una volta che arrampicavano gli alberi, per cui la velocità di base è scarsa, non ce riusciamo. Ed è un peccato, perché molti di questi allenatori che fanno così è gente che ama la pallavolo profondamente, che le dedica un sacco di ore, che studiano, fanno tutti i corsi, preparano tutto, però commettono un errore basso, si occupano di troppe cose. Perché se io un giocatore le propongo ad allenare 8 cose e ognuno le dedico 10 minuti, fanno 80 minuti. E in 10 minuti è difficile migliorare qualche cosa. È molto difficile, soprattutto se alleno 2 o 3 volte alla settimana, perché vuol dire che io faccio 10 minuti il lunedì, 10 minuti il mercoledì e 10 minuti il venerdì di quella cosa lì, perché faccio altre 8. E se io dico no, non facciamo 8, facciamo 2, allora molti allenatori mi dicevano, poi io ho diretto anche staff di questo giovane, ma come? Quel problema ce l'hanno. Come sono quei due? E gli altri errori tecnici che lo lascio così? Sì, lo lascio così. Però quei due che mi occupo, invece di fare 10 minuti, faccio mezz'ora, 3 volte alla settimana, sono 90 minuti alla settimana, di quella cosa lì. E 2 o 3 settimane, un mese al massimo, io quella cosa l'ho risolta. E dopo non recupero delle altre. E ha un risultato su. Quale cosa devo scegliere? Con quale criterio lo devo scegliere? Lo devo scegliere con 2 criteri. Quello che il giocatore fa di più nel gioco, ed è per questo che io propongo specializzare i ruoli già da piccoli, contro l'idea che è stato tanti anni che avevo anch'io, lo faccio fare a tutti tutto, ma questa è una discussione che già l'abbiamo fatto domenica, ci porteremo un po' a lungo, sia per la quantità di volte che fa una cosa in partita, sia per quell'elemento tecnico che al giocatore le fa fare un salto di qualità subito. Dove sei? Anzi, 2 esempi di 2 giocatori della nazionale che voi conoscete. Quando ero ancora a Iesi, c'era un giocatore in Castelferretti, in Serie B, che si chiamava Masciarelli, che nessuno considerava uno dei giovani che non giocava da allora. Allora il problema è i giovani che non giocano, eccetera. Allora io lo chiamai a Iesi e allora lui era molto bravo in attacco, allora i centrali lo ricevevano, no? E allora io gli disse, secondo te che cosa devi migliorare? Lui mi diceva, io devo migliorare in tutto, gioco in Serie B in Castelferretti, devo migliorare in tutto. Io gli ho detto, senti Mascia, se tu migliori parecchio a muro con l'attacco che hai, tu vai in A1 e in nazionale. Lui l'ha ricordato molti anni dopo in un'intervista a Super Bowl, dopo, perché in quel momento lui racconta quello che dice, questo è un pazzo da negare. Pensate, io in Castelferretti, che è successo così, lui è andato in A1, anzi a Ravenna, con Chira, Timo, Gardini, eccetera, è andato in nazionale, era il nostro terzo centrale dell'Europa. Un altro esempio, Zorzi,
quando iniziamo con la nazionale, le dico, quindi solo secondo te cosa deve migliorare? E anche lui, che poi erano ragazzi che volevano migliorare molto, sto parlando di giocatori molto complicati. Sì, io devo migliorare battuta, muro, difesa, alzata, tacco, tutto. Ha detto tutto. Allora io gli faccio una domanda, allora c'era Raul Quiroga, no? Che giocava alla Panini, posto argentino, straordinario attaccante, pessimo difensore. Lui si arrabbiava con me perché io lo facevo allenare anche molto in difesa perché c'era molto forte in attacco. E gli ho detto, senti, la differenza tra te e Raul Quiroga, che è uno dei migliori opposti del mondo, perché allora Zorzi no, non solo non era considerato uno dei migliori opposti del mondo, ma nessuno pensava che lo potesse diventare. Adesso è facile parlare di generazione dei fenomeni, però nell'89 nella nazionale italiana non ci credeva proprio nessuno. Tanto è vero che nessuno la voleva prendere la nazionale. Io le dissi, qual è la differenza tra Quiroga e te? Che Quiroga difende un po' meglio, batte un po' meglio, alza un po' meglio, muro un po' meglio? No, è che attacca a me. Beh, allora tu devi fare un salto di qualità in attacco. E diventerai uno degli opposti più forti. Certamente non è che nelle altre cose non lo deve fare, perché io ho sempre un terrore cosmico quando parlo di queste cose. Perché basta che uno dica, questo è più importante, perché se traduca anche negli appunti, la loro testa si è lavorato il microfono, basta che uno dica, questo è più importante, perché se traduca le altre cose non sono importanti. Questo è un meccanismo mentale molto curioso, che esiste soprattutto quando uno non è d'accordo con me. Allora il miglior modo di discutere dice, Velasco ha detto che bisogna allenare solo l'attacco con l'opposto. Io non ho detto questo. Non ho detto che bisogna allenare solo l'attacco. Ho detto che l'accento dove bisogna mettere la maggior parte dell'energia e del tempo per un opposto è l'attacco, ma contemporaneamente correggerò la difesa, il muro, tutto correggerò. Ma non lo correggerò con la stessa quantità di tempo, con la stessa quantità di attenzione. Sceglierò una cosa e quella cosa la voglio risolvere subito, subito. Molto velocemente deve dimostrare un miglioramento il giocatore. E dopo prenderò un'altra. Ma quando in poi ho fatto un salto di qualità, allora questi prossimi tre mesi è il muro. E subito. Perché se no, se tutti lo miglioriamo un pochettino, noi continuiamo a essere mediocri. Se invece ogni giocatore migliora molto una cosa, secondo del ruolo, noi diventiamo subito una buona squadra, perché la squadra vuol dire anche far convivere capacità e difetti diversi in un unico gioco. Questo è proprio la vicina della squadra. Non che tutti facciano tutto perfetto, ma che si complimentino virtù e difetti di ciascuno.